E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo di un film che si chiama Il Fuoco della Vendetta con Christian Bale, che potete trovare su Amazon Prime molto facilmente. Partiamo direttamente con la trama. È molto semplice, questo è un classico film vendetta, un classico film azione. Però caruccio, mi è piaciuto, lo consiglio sinceramente se vi va di vedere uno di questi film appunto un po' così. E di che cosa parla? Praticamente lui è un lavoratore in fabbrica che abita con la sua ragazza e niente, c'ha questo fratello che ogni tanto si mette un po' nei guai e lui tira fuori pagando per i suoi debiti e niente, tutto tranquillo per ora. A un certo punto fa un incidente d'auto di notte contro questa macchina, uccidendo una madre con la figlia per sbaglio. Da quello che ho capito, comunque tecnicamente non è stato lui, perché è abbastanza evidente già da lì che è stato incastrato, in quanto a dire la verità quella macchina era palesemente lì ferma con già due corpi morti dentro. Però vabbè. Comunque lui viene incarcerato, si fa questi tipo 2 anni, non pensavo così poco, però comunque sì, tipo così. E in questi 2 anni gli piove tutto addosso, perché il padre muore di vecchiaia e non ce la fa manco a rivederlo quando esce. La ragazza è una stronza immane, nemmeno lo... cioè, che poi stavano insieme da tanto, non se lo caga minimamente. Non gli scrive nemmeno che lo lascia, e lui quando esce la ritrova con un altro, così, senza... boh, vabbè. E il fratello è l'unico che invece lo va a trovare, tutte queste cose qua, bla bla bla. Quando esce finalmente si rimette un pochino in sesto, cerca di stare bene, e tutte ste cose, e rincontra pure lo zio, tutte ste cose qua. Solo che il fratello era andato in Iraq, e aveva questo problema un po' del guerriero, la sindrome del guerriero, quelli lì che non riescono a smettere, diciamo, di pensare di essere in guerra, e quindi andava a fare botte per soldi. Va a fare botte con, diciamo, i tizi sbagliati, va a finire in mezzo a un casino, e questi tizi lo ammazzano insieme a un altro e lo fanno sparire. Quindi naturalmente il nostro Christian Bale, tutto che gli piove addosso, gli è rimasto praticamente solo lo zio, che pure lui è d'accordo sul fatto che, essendo che questi tizi che hanno ammazzato il fratello sono di un altro stato, perché loro sono al confine tra 2 stati d'America, è fuori la giurisdizione e lì si sa che non fanno un cazzo. Quindi probabilmente questi qua non faranno niente per prendere l'assassino di suo fratello. E niente, gli prende il matto e dice vabbè, lo faccio da solo. Succedono cose e tutto il resto, non vi sto qui a spiegare, tanto saprete già come andrà a finire. Comunque trama semplice, carina, fatta abbastanza bene, quindi un 7. Parliamo dei personaggi. Allora, la ragazza è una grandissima troia. Il padre si vede per 2 minuti. Poi ci sta William Dafoe, che fa una specie di ricettatore di quelli che ti trovano gli incontri appunto clandestini. Eppure lui stira praticamente subito, perché stira insieme al fratello. Il fratello, un bel personaggio, molto carino, molto... come posso dire, ti fa empatizzare con lui, perché poraccio ne ha passate tante pure il fratello. E lo zio, abbastanza inutile. E Christian Bale, bestemmi, perché dici questo qui è proprio uno sfigato, poraccio. Cioè, credo che ammazza tutti poi. E niente... abbastanza semplice pure qua, però per il tipo di film che ti aspetti, quindi darei anche qui un 7. Obiettivo: fare un film classico, vendetta, d'azione. Secondo me manca un po' d'azione su alcune cose, però è esplorato molto il lato empatico e emotivo della cosa, non come molti film che invece sono tipo vendetta, sì, no, hanno ucciso mio figlio, sono triste, adesso andrò a uccidere tutti. E ci stanno loro con la faccia sempre di marmo, tutti incazzosi, che magari prima erano dei giardinieri e il giorno dopo sanno usare una minigun. No, questo qui perlomeno
è un campagnolo che sa usare il suo fucile da caccia, non fa niente di chissà che, però è già più nel personaggio e ti fa vedere appunto come lui soffra per la cosa che è successo, che è successa. E niente, quindi questa cosa qui per me è un votino in più, quindi per me è un 8 su questo. 8 obiettivo, voto finale io direi un 7 e mezzo. Vi consiglio di vederlo se volete vedere un film del genere. E niente, ci vediamo al prossimo episodio, che sarà il doppiaggio del Fuoco della Vendetta.